Sì, noi a Mira praticamente dal primo giorno in cui siamo arrivati abbiamo cercato e abbiamo effettuato un taglio al costo della dirigenza del comune del 20%, che porterà un risparmio di circa 50.000 euro all'anno. Abbiamo eliminato il costo del portavoce del sindaco perché non ritenevamo fosse essenziale quella figura, perché riteniamo che il nostro portavoce sia il web. Grazie a un ragazzo, un consigliere che ha solo 18 anni, abbiamo colmato molta della distanza che c'è tra noi e gli albergatori della nostra zona. Noi siamo una città che ha vocazione turistica e molti si lamentavano del fatto che com'è che non sappiamo cosa avviene a Mira, non possiamo comunicare ai turisti quello che c'è nella nostra riviera e che può dare anche una risorsa al nostro territorio. E abbiamo risolto il problema semplicemente inviando un calendario via internet. Questa è stata una cosa molto importante. Abbiamo ricevuto molti ringraziamenti dagli albergatori e dai ristoratori che in 60 anni, di governo di centro-sinistra del nostro comune non avevamo mai visto questa attenzione. Sia per chi produce ricchezza nel nostro territorio, sia per i nostri cittadini. All'interno del nostro comune, i dipendenti comunali si stupiscono che noi ci aggiriamo tra gli uffici, perché non erano abituati a vedere delle persone che si interessavano delle cose, che volevano conoscere da dove, come venivano spese le risorse e da dove venivano. Questo sicuramente ci rende molto contenti e ci rendiamo conto che siamo ancora dei cittadini, sebbene siamo stati eletti. Cioè siamo ancora delle persone che vogliono informarsi e vogliono informare all'esterno. Siamo indubbiamente dei rompiscatole all'interno del nostro comune. Il nostro comune è molto particolare perché, come vi dicevo, non ha mai cambiato colore politico in 60 anni. Da dopoguerra praticamente, e quindi è stata veramente una svolta epocale quella che abbiamo portato avanti. Più che i costi che comunque stiamo riducendo nel nostro comune, gli sprechi se vogliamo, ma comunque i costi in generale che ci permettono di tenere basse le aliquote IMU, e questo è importante in questo momento difficile della nostra storia. Più che quello è la mentalità, le persone da fuori si stupiscono che siamo disponibili il giorno dopo ad incontrarle. Ed è per noi sembra una cosa naturale comportarci in questo modo, ma si vede che così non lo era prima. E comunque stiamo portando avanti anche noi progetti per raccolta differenziata già nelle scuole, una raccolta differenziata spinta per educare le persone in primo luogo, non per obbligarle, alla differenziata. E poi sì, stiamo vedendo veramente il pelo nell'uovo di tutti i nostri bilanci nei vari settori della nostra amministrazione. Noi stessi abbiamo ridotto il costo della politica perché il sindaco si è ridotto lo stipendio del 10%, quindi andando anche al di sotto della soglia, diciamo, del Movimento 5 Stelle. Abbiamo ridotto il numero degli assessori da 7 a 5. Siamo diventati un po' schizofrenici perché abbiamo delle deleghe un po' particolari, ma d'altronde siamo qua per lavorare sodo per tutti quanti, e indubbiamente abbiamo un buon riscontro dalla popolazione. Stiamo attivando un percorso partecipativo anche per chi vuole informarsi di come stiamo lavorando e vuole dare delle idee creative, possibilmente a costo zero, perché chiaramente i soldi non ce ne sono molti in questi periodi, e sta a noi poi liberare molte delle risorse che sono bloccate, spesso in contratti di manutenzioni molto onerose per il comune, già avviato ovviamente in passato. Quindi abbiate fiducia in noi e abbiate fiducia soprattutto in voi stessi, perché potete fare voi la differenza.